Credo di aver avuto una mezza idea su come sfruttare quel piccolo mostro, ma vorrei anche farne uno normale, quindi ne vorrei catturare due se possibile. Però questo qui ha poca velocità e tanto attacco a distanza, il che vuol dire che prima che diventa veloce ci vuole un po' di tempo, anche se gli mettiamo partenza, ma ho pensato che se gli mettiamo partenza casuale e un attacco potente, possiamo sfruttare quell'attacco a distanza per bene. Dipende se uno di loro ci vende partenza casuale. E continuiamo a boostare il nostro attacco a distanza. Sto iniziando a pensare di avere una squadra solamente d'attacco a distanza. Quindi probabilmente nel breve futuro toglieremo l'attacco di mischia. Ovviamente Meredith è un attaccante fisica, su quello poco ci piove. Forse effettivamente tenerci qualcuno di mischia per sicurezza nel caso che succeda qualcosa non è male. Ma comunque anche lei se la cava mica male con gli attacchi a distanza, eh? Guarda che comunque 315 non è così schifo. Per esempio, se gli diamo Robin Dam, la sua statistica è 450. Comunque, schifo non fa, capiamoci. Se io sposto tutti i punti da attacco di mischia ad attacco a distanza, 347 di base, abbiamo 240 di base, che è veramente il nulla. Guarda un po' il mercante girovago cosa ti tira fuori. E non è l'uccello. Grazie, uomo girovago. Yes, finalmente decollo. Non è male, soprattutto per gente come lui. Per adesso è l'unico utilizzatore. Poi un turno in più, voglio dire, buttalo via. Ok, visto che ormai siamo passati al lato distante della forza, togliamo questo. Certo, Meredith adesso non gira più benissimo con la nostra squadra, nel senso, nel momento in cui il suo Cat 5 non è più il suo elemento principale, diventa più una supporter. Ma comunque, schifo non ci fa, lo sappiamo. Quindi ci prendiamo lo sterco raro. Ah sì, lo sterco raro! Vediamo se l'idea funziona. Ti immagini se una di queste partenze casuali avesse anche tipo slot in più o qualche altro potenziamento? Anche per quello vorrei trovarli magari dalla macchinetta, sai. Ecco qua, colpo in testa, 200 di base power. Ok, qui abbiamo un succhiaterra che non abbiamo mai sfidato. Vediamo. Porca di quella puttana. C'è dell'esagerato in questa cosa. 4 addirittura. Sì, cosa vuoi fare? Perché stavo pensando a un'altra cosa. Voglio solo vedere se funziona anche questa. Il problema è che avendo solo colpo in testa, farà sempre solo colpo in testa. La vera mia domanda è: se noi togliamo una partenza casuale e gli buttiamo su un'ecolocazione, vediamo come reagisci. Oh, guarda. Guarda, neanche a farlo apposta. Guarda, io non faccio niente, eh. Vai tu, gioco, io ti guardo. Ok. No! Ok, c'è la possibilità, è un 50-50. È un 50-50 che comunque funziona. Questo qua ovviamente non lo usiamo adesso per lo scontro finale. Potremmo, ma non mi va di esagerare. Ammetto che la parte DLC non me l'aspettavo lì, ma è stata carina. Un po' troppo breve, passatemi il termine, povera di grandi contenuti. Questa sembra una scoperta significativa. Più che significativa, tesoro. Questa è la scoperta, quella definitiva, quella che riflette tutto il mondo, compresa te, eccetto me. Io non ho riflesso. Wow, stazione di Night What? Bride. Questo posto era nascosto in uno specchio. Un posto che Solella conosce. Ma io posso volare? Allora, potrei, ma non roviniamo il momento, dai. Ascolta bene le mie parole, biglietti prego. Scopri tutte le stazioni. Risolvi l'enigma della canzone. Beh, non era così difficile. Ok, abbiamo due spade. Non c'è che dire, questo posto puzza di antico. Dai, diamo un'occhiata. Se la tua porta magica tra i mondi esiste, sarai in un posto come questo. Eh beh. Allora, magico granchio. Sei arrivato finalmente. Benvenuto alla stazione di Night Bride. Il treno in arrivo al binario B partirà presto verso un'altra realtà. Cerca di prenderlo in tempo. Immagino che le due vie ci conducano a due bottoni da aprire. Oh, ma guarda un po' chi è che è fermo. Beh, siamo nella zona finale e troveremo sicuramente tutti quanti.
le creature alle ultime fusioni 1 e 2. Oh, chissà mai che le troviamo anche in versione bootleg. Sarebbe bello. Ne dubito altamente. Due tasti, entrambi da attivare con le batterie. E in entrambi i luoghi, anzi in tutti i luoghi, troviamo la regina degli scacchi. Mettiamolo qui. Ah, vabbè, ma mi attiva il passaggio. Io pensavo chissà cosa. Però scusami, se ce ne sono così tante, vuol dire qualcosa? No. Speravo magari, sai, fosse una mezza boss fight, una mid boss fight. E allora torniamo indietro con la batteria. Devo portarmela? No, sembrerebbe di no. C'è una tomba. Non so cosa sia, ma ho l'impressione che sia meglio lasciarla stare. Ah! E invece no. Fusione fuori controllo. Mordred, figlio mio, verrà fatta giustizia contro il re in rosso. Presto. Presto. Sei viva allora? O forse era solo uno spirito? Terra chiama Geco? Per un attimo sembravi da un'altra parte. Tu non hai visto nulla? Ok, questo è un po' maleducato da parte nostra. Vogliamo farlo? Vogliamo giocare pulito? No, dai, giochiamo pulito. Oh, wow. Vabbè, acqua e fuoco. Facile preda per noi, allora. Sei doppio. Ti becchi il doppio delle penitenze. Difese diminuite. Carica. Lo so, mi spiace. Il doppio delle fusioni, il doppio del male. Quasi. Che male. Mi sa che con l'autodistruzione dopo ci crepiamo male. Minchia che male. Eccola lì, crepata con un colpo, porella. Vediamo. 3, 2, 1. Kaboom. Grande. Aia, lo sapevo. Chiave? Pezzo di una chiave? La pietra chiave azzurra, eccola lì. Andiamo a destra questa volta. E immagino che se di là c'era la regina, da questa parte troveremo il re. No, e troviamo ancora la regina. Vabbè, qua non è difficile arrivarci. Basta fare così ed eccoci qua. Delega, wow. Mamma mia, signora. Da quando abbiamo aumentato le statistiche sull'attacco a distanza, non c'è cacchi che tengano qui, eh. Ok, re e regina messi assieme, immagino. Sparo preventivo, sparo preventivo. Perfetto, 215 solo di grimorio, comunque è già tanto. Da quando abbiamo sistemato le statistiche, veramente... Berserk. Allora, dovrei riuscire a sistemarli già con Meredith, ma andiamo sul sicuro. Ok, doppio colpo, bastardo. Ecco qua, vi trasformo in vetro. Oh, bello il re bianco. 3, 2, 1. Beh, mi spiace. Mi spiace veramente tantissimo. Ormai questa squadra non è più ottimale per il farming. Dovremmo iniziare a pensare di prenderci qualcuno un po' più basso. Ah, sono due pietre blu, eh. Eccoci qui alla meta finale. Una e due. Tudum. Meredith, ci siamo, a meno che non ci sia un'altra prova qui. Una volta che proseguirai potresti essere non in grado di tornare per un po'. Sei davvero pronto? Sì. Vuoi salvare? Ma certo, l'avevo già fatto, ma comunque. Se è davvero la fine, allora sono davvero colpita. Quasi non pensavo che ce l'avresti fatta, hey. Bello. Ehi, aspetta, non ti lascio entrare senza di me. Un ultimo salto nell'ignoto, giusto? Hey. Da paura. Devo esserci anch'io. Greetings. Se questo deve essere il nostro ultimo atto, allora usciamo di scena insieme. Facciamolo. Tutti assieme, eh? Ci teniamo tutti per mano ora. Come nel finale di Toy Story 3. Oh. Deve essere quella la porta. Ci siamo, vero? Momentous. Epocale. Quindi stiamo ipotizzando che questo triangolo gigante sia la porta, giusto? Che meraviglia. Wow, ce l'abbiamo fatta davvero! Oh no, di nuovo tu! Quella vecchia strega ha nascosto proprio bene questo posto.
Sapevi che questa intera ferrovia è un altro di noi arcangeli? La Merlinia la chiamiamo. Tutta la vostra isola è sulla sua schiena. Wow. È un vero labirinto laggiù. Non avrei mai trovato la camera senza di voi, davvero. Morgante ha nascosto questo posto? Non so come conosci quel nome. Sei più intelligente di quanto sembri. La vecchia strega mi ha tenuto intrappolato in queste gallerie per lungo tempo, ma alla fine ho vinto io. Io vinco sempre. Che stai tramando? Che tono accusatorio! Cerchiamo di mantenere un'atmosfera positiva qui, gente. Perché tutto quello che voglio è andarmene proprio attraverso quella porta. E a proposito di gente... Hai invitato qui gli altri arcangeli? Eccoli qua, infatti. Vi presento la mia nuova squadra. Oh no! Oh no! Oh! Vedo! Vedete, una volta ero un pezzo grosso, lo so. Io e la mia vecchia squadra avevamo una specie di accordo con voi altri. Un rapporto tutto speciale, anche se voi non lo sapevate. Ho il massimo rispetto per voi umani. Senza di voi non esisteremmo. Lo so, ce l'ha detto Gwen. E infatti Gwen è quella lì alla sinistra. Voi umani vivete nei vostri piccoli mondi e inventate tutte queste idee carine. Amore, morte, cose così. I vostri pensieri più potenti ci hanno dato vita. E in cambio noi viaggiamo nei vostri mondi per realizzare tutte le fantasie che avete ideato per noi. Avventure, guerre, eventi di estinzione. Sono le cose che vi piacciono di più e piacciono anche a me. Purtroppo la mia vecchia gang ha perso un po' la bussola e ha dovuto separarsi. Perciò sono rimasto lontano dalle scene per un po'. Ma ora siamo di nuovo in azione. Quindi tu e gli arcangeli volete invadere mondi e far rivivere i miti violenti che hanno ispirato la vostra creazione? Davvero preoccupante. Un ciclo infinito di violenze. Sì, non suona granché. Non possiamo permettere che tali desideri oscuri si realizzino. Ehi, non preoccupatevi, gente. Siamo tutti della stessa parte. Volete andarvene da questo mondo di terzo ordine e anche noi. Anzi, sentite un po', vi propongo un patto. Un patto? Ognuno se ne va per la propria strada e noi non visiteremo mai nessuno dei vostri mondi. Quindi sarebbero 7 mondi su tutto quello che esiste nell'infinito. Veramente poco. Non ci vedrete mai più, che ne dite? Neanche per sogno. Te l'ho detto, 7 sull'infinito? È davvero un numero troppo poco. Non capisco. Sarebbe una bella carognata da parte nostra tra di e le altre realtà solo per pagarci il salvacondotto, bello. Ah, ma non faremo niente alle vostre realtà. Rischiereste davvero la vostra vita per aiutare persone che nemmeno conoscete? Sì. E va bene, va bene. Avete davvero poca voglia di collaborare. Perciò vi ucciderò tutti e me ne andrò da qui, d'accordo? Provaci. Sovrano scarlatto della conquista. Voi ci avete creato e ora volete ucciderci? Ma fate pace col cervello. Beh, 65. Abbiamo livellato per bene, devo dire, no? Spariamo prima del tempo? Spariamo prima del tempo. Guarda, lo sapevo che lo bloccava lo stato. Non mi aspettavo diversamente dal boss finale. Però si è addormentato. Ti sputo perché mi fai schifo. E ti carico perché ti odio. Ecco, fatto. Mamma mia, boss finale addormentato. Meglio di così, cosa potevamo chiedere, no? Sai che ti giuro, speravo che almeno lui ce la facesse. Che approccio poco produttivo. Potremmo fonderci, ma ascolta il mio piano, Merritt. Ce la facciamo. Ce la facciamo e come. Batterizzalo. Perfetto, e anzi, grazie al fatto che è fuoco, mi assorba anche i suoi PS. Anzi, i suoi PA, scusami. Bon, perfetto. Niente, niente, tulpa non va mai. Mi dispiace, ma no. E anche se ce la dovesse fare a risvegliarsi, ora è di metallo. Ops. Vabbè, abbiamo fatto quello che dovevamo. Ti sputo perché mi fai schifo e potenzio i nostri PA. Anche se noi tra poco partiamo in vum 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 in quinta, ce la dovremmo fare facile. Ecco, esatto. Morte de... Bella, l'animazione... Bellissima. Stupenda. Provaci pure se ce la fai. Cambi? In plastica, ok. Ehi, provaci pure.
Nessuno te lo negherà il tentativo, ma mi dispiace per te. Ho un gran bel muro davanti prima. Lo sapevo che sopravviveva, lo sapevo. Aia, 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 aia. Ah, stavolta di plastica. Allora, a noi ci fa poco, ma lei... lo so, Meredith, hai ragione. Perfetto. Arrabbiati. Mannaggia. Ottimo. Dai, materiale fusione. Va bene, ne ho avuto abbastanza. Tornate tutti sul treno, ce ne andiamo. Ah, vuole già partire. Ah, tutti a bordo, prossima fermata, dove diavolo ci pare? Jake, non possiamo lasciarlo partire. Muovetevi allora. Solo noi due? Gli altri erano lì tanto per bellezza? Pazzesco, pensavo di aver visto qualcosa del genere quando sono arrivata a Nuova Virral. Sapete, credevo di capire tutto quello che c'è da sapere sul cosmo. Ma questo vostro trucco della fusione è qualcosa che non ho mai visto prima. Forse sarebbe un buon esercizio di team building. Aia, multifusione con multiple entità, eh? Aleph Null. Ritiro la mia offerta. Visiterò la tua realtà per primo. Sento il tuo odore su di te. Una linea temporale immacolata, già diretta verso la distruzione. Che meraviglioso giocattolo che sarà. Comunque adesso... ecco, sono apparsi tutti. Adesso lui è tutto tridimensionale, nonostante molti dei pezzi erano 2D o comunque di altre tipologie. Sei pronto per questo, bello? Ci siamo, Jacob. Andiamo. Quando sei pronto, sono pronto anch'io, Jacob. Molto bene. Ce la fai ad affrontare l'ultimo combattimento, Jacob? Hai voglia. Guerra eterna incarnata. Bello, tutti quanti. Il cane però mi sa che è la sua versione normale, vero? Siamo tutti ecolocalizzati, fra. Mi dispiace. Bella. Dunque, io non penso che reggo anche gli altri, vero? Però posso potenziare tutti quanti. Vediamo. L'ha già fatto anche... Brava, Kale. Madonna mia, bravissima ragazza. Perché così adesso dura tutti. Bravissimi tutti. Mamma mia, sono contento di avervi creato al massimo. Perfetto. A meno che non ci fa roba che ci annulla tutti quanti i potenziamenti. E di sicuro ce l'ha. Madonna mia, quanto siete tutti più veloci di me. Fa ridere che tutti attaccano con un attacco potente, io con uno sputo. Ma ecco, esatto, se tipo uno di loro muore, che succede? Non credo a sto punto, guarda. Penso che tutti quanti restino in vita a sto giro. Ah, anche lui sputa, ma pensa. Beh, dovevi pensarci prima, fra. La musica è bella potente a sto giro. Diventa d'acqua? Sì, è diventato d'acqua. Desiderate muovere guerra contro di me? Davvero tipico. Mamma mia. Oh, muro elementale per tutti qua. A meno che Kaylee non mi tira fuori un muro di vento adesso. Abbiamo Wall Maria che protegge tutti. Porco. Mamma mia. Sto zitto che è meglio. Ma se faccio la fusione? No. Meglio un attacco di tutti a sto punto. Meglio che tutti attaccano, guarda. E grazie al fatto che il tipo me l'ha reso d'acqua, adesso te la pigli al culo. Te la prendi al culo pesante. Mi dispiace. Bravo Felix, hai fatto una grande mossa. Aia, no, questa no però. Effettivamente Viola, sei sempre stata quella più antipatica in questo senso. Porca puttana. Non me lo dovevate congelare. Che fa? Fuoco. Sbaglio? Ho visto un po' di cura. Sì, ogni...
Ogni attacco lui riprende un tot di vita. Ma non capisco se quel tot di vita è sempre la metà vita o cosa. Vedi, ritorna sempre a metà. Ecco, si è tolto il malus. Niente più cassette. Ah, che brutto. È finita. Jaco. Non siete bestie, siete solamente umani. Sì, ma il potere della fusione è una cosa che facevamo noi. È così tipico di voi umani. Utilizzate qualcosa senza sapere come funziona, così desiderosi eppure ingenui. Cosa vuoi? In questo momento abbiamo un obiettivo in comune. Aleph è l'incarnazione della conquista e io sono l'incarnazione della ribellione. Perciò ho bisogno che comprendiate. Di cosa stai parlando? Voi umani ci create con i vostri sogni e ideali. L'energia potenziale dell'umanità non ha limiti. Queste cassette sono solo talismani. Le capacità di manifestare la vostra volontà di alterare la realtà, di cambiare il vostro mondo e voi stessi, è dentro di voi. Perciò svegliati! Addirittura. Jaco, è un aspetto spaventoso. Perché? Perché persisti? Signora Henderson! Perché persiste? Perché così ho scelto. Perché è quello che fanno le persone. Un solo obiettivo condiviso è tutto ciò che ci serve. I nostri cuori si uniscono. Spacchiamogli quel testone a calci. Ascendiamo assieme. Wow, fiducioso, eh. Vieni, saremo noi a concludere questo racconto. Eccolo. Vediamo. Bello, è Morgante. Gesta il Morgante. Ah, la vecchia strega. Sempre una spina nel mio fianco. Arcangelo Gestal Morgante, invocato spirito della ribellione. Convinzioni di Jaco, energia di Barclay, coraggio di Eugene, creatività di Felix, arguzia di Meredith, determinazione di Viola. Finale di Morgana, potenza 99999, colpisce un'intera squadra. Madonna mia. E allora, iniziamo ad aumentare le nostre statistiche, no? Bello. Poiade. Ti piacerebbe. Proviamo le nostre convinzioni, vediamo. Bellissimo, vacca boia. L'animazione più figa la nostra, credo. Sì, vabbè, ma tu continua pure ad attaccare tutte le volte che vuoi, eh. Mi raccomando. E allora io mi aumento la schivata. Per quanto la curiosità di vedere il resto c'è, motiva l'utilizzatore a continuare anche dopo la sconfitta. Beh, ottimo. Direi che è arrivato il finale. Colpisce un'intera squadra. Quell'attacco non va mai, arrenditi. Porca troia. Tanto l'ho schivata, quindi. Bello. Capisco. Capisco di non capire. L'arcangelo Aleph Null è stato distrutto. Neanche sconfitto, distrutto. Certo che il metallo sempre povero come premio, porca puttana. E ora ci siamo divisi, esatto. La nostra canzone finisce qui. La tua volontà si è dimostrata più forte dei tuoi vincoli mortali. Che ti sia di lezione. Addio. Dai, torniamo indietro prima che questo treno cada nell'abisso. 12%, 9 secondi di planata. La freccia del tempo. Mi spiace che il tuo mangiacassette sia andato distrutto, Jaco. Per fortuna me ne porto sempre dietro uno di scorta. Ma perché no, giustamente, no? Però bella l'animazione lì del vortice. Ma guarda un po' chi è apparso. Allora, quell'edificio prima non c'era, vero? Ah, non abbiate paura di me. Mi chiamo Madame Ambra. Io e Jaco siamo amici, non è vero, dolcezza? Beh, sono qui solo per assicurarmi che voi brava gente non facciate del male. Anche se pare che abbiate già rifilato una bella labatosta al nostro comune amico. Questa sì che è una novità. Ne parli come se fosse ancora vivo.
Quelli come Aleph o come me non sono carne e ossa, dolcezza. Perché uno di noi se ne vada per sempre, in qualche modo bisogna far morire un'idea. Lui vive di conquista. Se voi umani continuate a trovare il modo di ammazzarvi a vicenda, sono sicura che prima o poi si rimetterà insieme. Anche se potrebbe restare fuori dai giochi per un bel po'. Sei un altro arcangelo. Respira, Rossa, sono un'amica. E poi forse avrete bisogno di una guida per quel portale verso casa, non credi? Puoi davvero riportarci nei nostri mondi? Magnifico! Devo informare i Ranger prima di partire. Ah, Jaco, non devi per forza andartene subito. Ma quando sei pronto, vieni a parlare con me. Ti sta dicendo, se hai qualcosa da fare, vai e falla. Però dubito che sia rimasto effettivamente qualcosa. Cioè, se io anche adesso andassi a parlare, che ne so, con Yante. Anche se aspetta, in realtà, esatto, la bacheca diceva che dovevo andare avanti con la storia. Esatto. Non penso, senza cattivere, che a Yante gliene freghi qualcosa. Ah no, invece aspetta. Davvero? Dimmi tutto. Così si svuota Arbor Town. Capisco, quindi c'è una stazione ferroviaria chiamata Nightbride che contiene un portale magico a specchio. Le stazioni stesse fanno parte del gigantesco arcangelo. E c'è un edificio che indossa l'avatar di una donna e un cronosacio parlante che ci aiuterà a trovare la strada. Già. Jaco, Meredith, se me l'avesse detto qualcun altro sarei molto preoccupata. Ma dato che siete voi, la prenderò sul serio. Manderò subito qualcuno. Sinceramente non credevo che questo giorno sarebbe mai arrivato. E ovviamente in passato io e i capitani abbiamo parlato di questa possibilità. Abbiamo piani completi per qualsiasi evenienza, ma ora possiamo finalmente metterli in moto. La maggior parte dei nuovi arrivati vorrà andarsi immediatamente. I Ranger li guideranno a Nightbride, naturalmente. Molti ad Arbor Town sono qui da parecchio tempo, però. Hanno trovato dei partner, si sono sistemati, hanno messo su famiglia. Come te, per caso? Non prevede un esodo di massa breve. A Nuova Virra ci sarà sempre qualcosa da fare per i Ranger. Io e gli altri capitani ci siamo già presi l'impegno di restare a Nuova Virra per proteggere chi sceglierà di restare. Ma Jaco, ti sei impegnato più di chiunque altro io abbia mai conosciuto. Se desideri rinunciare alla tua posizione di capitano o andartene, non te ne farò una colpa. Qualunque cosa tu decida, ha il mio pieno appoggio. Oh, grazie madre. Ovvio che il gioco ti fa salvare prima del finale, tutto il resto, tutto quanto quello che vuoi. Ma è anche ovvio che l'ultimo salvataggio, che è quello importante, è ovviamente quello prima di salutare. Tu chi sei? Ah, un ranger. Stento a crederci, granchi parlanti, portali magici, alleanze con gli arcangeli, incredibile. È un ranger, è uno che è qua per andarsene, ovviamente. Sei pronto a lasciare Nuova Virra, al dolcezza? La vita reale attende. Wow. Che schifo la vita reale. Well. Con un portale tra mondi stabili come questo, le regole sono parecchio semplici. Dall'altra parte si trova lo spazio tra tutte le cose. Se non lo usate nel modo giusto, finirete per non andare da nessuna parte. Non è questione di scienza, ma di intenzione. Dovete raffigurarvi nella mente il mondo in cui volete andare e fare un passo avanti, senza avere legami che vi trattengono qui. Cioè, della serie proprio devi andartene e non lasciarti nulla dietro. Dio mio, che tristezza. Perciò vi consiglio di iniziare a fare un po' di addii, perché il viaggio è di sola andata. What? Cosa? Sì, così vanno le cose, Rossa. Nuova Virral è un'anomalia, niente di più. Voi altri siete qui solo per caso. Tornare qui non è proprio possibile. Wow. Che tristezza. Mi addolora che il nostro racconto si concluda qui. Ma desidero di tutto cuore rivedere mio fratello. Ciao, Viola. Separarsi è un dolce dolore. Addio, amici. Dio mio! Dio mio, che separazione di... Ah! È terribile, è terribile! Abbiamo affrontato esseri divini e abbiamo vinto. Accidenti, sono così entusiasta di tornare a casa e mettermi un po' all'opera. Wow, addirittura entusiasta di tornare, proprio neanche il pensiero di rimanere. Va bene che tutto questo l'abbiamo fatto per andarcene, però ci sono sempre comunità di persone che avranno bisogno di una mano. Non importa quando e dove sei. Ho così tante cose da fare. È stato uno spasso, ragazzi. Ciao, Eugene. Felix? Eh sì. Accidenti, è stato un viaggio coi fiocchi, vero? Penso di aver avuto abbastanza ispirazione creativa per 10 vite. Non parlare del fatto che ho incontrato di persona uno dei miei vecchi personaggi. Tutto questo mi mancherà, gente. Kaylee se ne va ora.
No, Meredith! Hai... No, Dio mio! Oh! Non sono pronta perché tutto questo... Non andartene, restiamo qua assieme. Io torno a casa più forte di prima. Vivi la tua vita al massimo. Non dimenticarmi, ok? Specialmente tu, Jaco. Hai dato parecchio ai miei standard in fatto di ragazzi. Dio mio, no, che tristezza. Lo sapevo che sarebbe finito tutto se avessimo trovato un modo per andarcene. Ma non rinuncerò alla mia felicità, mai più. Io ti amo. Ci si vede in giro, bello. Dio mio, no, no. Alla fine ci siamo, eh. Spero che non sia come svegliarsi da un sogno. Voglio ricordarmi di te, Jaco. Voglio ricordarmi di tutti. Voglio ricordarmi di Arbor Town. Anche le parti meno belle, perché sono tutte parte di me. Manifestare la nostra volontà per cambiare il mondo. Non abbiamo davvero bisogno delle cassette per farlo, vero? The future has always been ours for the taking. Dio mio, grazie di averlo detto tu. Dio mio. Rimaniamo io e te, cagnolino. Devi tornare a casa tua anche tu. Oh, credo che qualcuno voglia tornare indietro con te, non è dolce? Ho capito, ma... non so se torneremo assieme. Credo proprio che sia il tuo turno, dolcezza. Sei pronto? Sono pronto. Grazie di tutto. Addio, Arbor Town. Andiamo, col palloncino. Molto bello, davvero davvero un gran bel gioco, l'ho adorato dall'inizio alla fine, non c'è stata una singola parte che abbia detto madonna mia, dio mio, davvero davvero stupendo, sono questi dei giochi che meritano davvero tantissimo e se cercate un'alternativa a un gioco Pokémon, questo ne vale tutta la pena, grazie mille per aver giocato. Grazie mille a voi per averlo fatto questo gioco, veramente. Puoi continuare il tuo salvataggio se lo desideri. I Ranger di Nuova Viral hanno ancora bisogno del tuo aiuto. La modalità di gioco personalizzate sono state sbloccate. In che senso? Se io faccio un nuovo file, partita personalizzata... Oh, le Nuzlocke! E puoi generare un seed? La sconfitta è game over, letteralmente. Bellissime le opzioni così. C'è anche la randomizer. Anche i tipi sono casuali e le mosse casuali. Gli adesivi sbloccati nelle cassette al potenziamento e le mosse dei mostri sono casuali. Ma il che vuol dire che posso attaccare a tutti tutto a questo punto? Però il seed, scusami. I diversi punti di generazione, l'inventario dei mercanti... Oh, ok. Quindi se adesso torniamo, dove siamo? Sempre alla stazione. Beh, Meredith, siamo ancora io e te... contro il mondo, allora.